E qui io parto e faccio un cane. Vedi? Per me c'è già il muso del cane, l'occhio. E dopo ci vado dietro. Di qui parto, le orecchie, il corpo che potrebbe essere, cosa potrebbe essere il corpo? Questo, la marmitta. Però facciamo un basciotto. Potremmo fare un basciotto. Ci prendiamo. Prendiamo le marmitte. Tu le zampette? Le zampette? Cosa facciamo con le zampette? Prendiamo delle staffe. Loro cerco delle staffe. Le staffe che so che le ho, perché io qui nel mio casino so tutto dov'è. Se non sembra, ma so tutto, più o meno lo so. E quando se so che è lì, raspo finché non trovo, e lo trovo. Nel mio disordine trovo tutto. Allora, niente, io sono partito... dai militari. Nei militari, sulla scrivania di un sottufficiale, ho visto un cavallo fatto con un martello, un paio di pinze, due tenaglie, e di lì ho detto: appena arrivo a casa voglio provare a fare qualcosa anch'io. E iniziai a fare delle cose piccole, con dadi, bulloni, e la prima addirittura fu un cavaliere che imparai. Addirittura io imparai 2 anni dopo che era Don Chisciotte. Qualcuno mi dice: "Toi, fate il Don Chisciotte", e io dico: ah sì, va bene, fate il Don Chisciotte. Poi pian piano, col tempo, ho visto che mi divertivo anche con oggetti più grandi. Allora per me è stato il massimo. Cioè, il mio lavoro di fabbro mi porta nelle fabbriche a fare manutenzione, e la prima cosa che chiedo al mio datore di lavoro nelle fabbriche è di farmi ravanare nei loro scarti, perché lì dentro i loro scarti le opere ci sono, basta tirarle fuori e provare a assemblarle. E niente, praticamente, guarda, io non vedo l'ora di andare in pensione per potermi dedicare solo al mio hobby. Ho un mucchio di idee che dovrò morire prima di realizzarle tutte. Cioè, per riuscire a creare, io nel mio mucchio di rottami devo mescolarli, devo sgombrare, devo muoverli. Nel muoverli io vedo quello che può diventare qualcos'altro, perché il mio divertimento non è tanto modificarle le cose, è una cosa farla sembrare un'altra. Per esempio, gli uccellini sono i fuselli della 500. Io ho visto... ho visto nel fusello della 500 l'uccellino, allora di lì, cioè non l'ho, se vedi, non l'ho neanche toccato, è così com'è proprio, in origine, la sua funzione lui la fa così, e così lui, guardandolo da un altro, cioè posato sulle marmitte, sembra un uccellino. Niente, io tornando dai militari proprio ho iniziato subito a voler costruire con gli unici pochi scarti che avevo, che erano vecchi dadi e bulloni, il mio primo cavaliere, che era praticamente era la copia di quello che avevo visto nei militari. E di lì dopo ne ho fatto una serie, tutti quanti di dadi e bulloni, tutte cosine piccole. E niente, dopo man mano, passando il tempo, appunto, ho visto che riuscivo sempre a radunare più rottame nel cortile, quindi a fare più cernita, e sono riuscito a fare anche qualcosa di più grande. Cioè, il mio sogno sarebbe anche fare qualcosa di gigantesco, ma dopo mancano gli attrezzi, ci vorrebbe una gru, un muletto, io sono limitato dalla forza, perché praticamente, essendo da solo e non avendo dei mezzi per muovere cose più grandi, però il mio sogno sarebbe proprio realizzare qualcosa di gigantesco.
Sì, in effetti io mi sento un po' padre delle mie opere, in quanto secondo me io torno a dargli la vita, perché sono cose morte, sono tutte cose destinate alla fonderia, alle discariche e venendo assemblate così in questo modo, ritornano a vivere sotto un'altra forma, per quello che mi sento un po' padre delle mie cose. Mio padre è morto 10 anni fa ed era 10 anni che era allettato. Mio padre è riuscito a vedere a malapena le piccoline. Quanto vorrei che fosse qui adesso, perché lui non buttava via niente, neanche lui. Cioè, ecco, cioè io vorrei tanto che mio padre avesse visto tutto quanto questo, perché secondo me un po' di quello che sto facendo, l'ho preso da lui, che non buttava via niente e sarebbe orgoglioso, sono sicuro che sarebbe orgoglioso di vedere tutte queste mie cose. Mia madre è orgogliosa anche lei, perché lei quando viene qualcuno è la prima a dire, non so, gli dà il bigliettino o la prima li fa mio figlio, cioè ci tiene a dirlo, hai capito? Così. Io quando mi sento in vena inizio a girarmi per i miei mucchi di rottami e poi guardo, li mescolo e senz'altro sempre salta fuori qualcosa che ti fa venire l'idea da fare un'opera nuova. Vi sembrerà strano, ma il mio divertimento è anche andarci di notte con la pila, perché con la pila io vedo solo quello che punto con la pila, quindi non creo confusione e trovo tantissimo i pezzi che uso da realizzare le mie opere. Le soddisfazioni più grandi che ho avuto è che qui al mio paese ci sono già due opere abbastanza consistenti, cioè fisse. Una è al centro sportivo che è legata alla vita. Praticamente il titolo è Nel mondo c'è un mondo migliore, tiriamolo fuori. L'altra è ai giardini pubblici ed è per la protezione civile. Parla della protezione civile, per me sono soddisfazioni grandissime, quelle lì vuol dire che quando io non ci sono più, quelle ci sono di ferro, quindi loro ci sono ancora, quindi qualcuno parlerà di me, qualcuno dirà guarda cosa ha fatto quell'imbecille con dei pezzi di ferro, però dirà qualcosa e questa è una soddisfazione grandissima per me, che le mie opere, cioè come posso dire, mi vivono più di me, ecco.